Ciao ragazzi, benvenuti in questo nel suo canale. Oggi ragazzi, mi chiedo la post partita di Parma Inter. Oggi ragazzi, ovviamente la post partita di Parma Inter. 1-2 per l'Inter che ribalta la situazione, gli ultimi 8 minuti. Un Parma che meritava la vittoria, neanche il pareggio, la vittoria, perché l'Inter ha fatto molto di meno del Parma sicuramente. L'Inter ha fatto 70 minuti bruttissimi, l'ultimo minuto ha giocato qualche un po' a calcio, ha giocato trovando due gol, ma forse anche il rigore per il Parma annullato su Kuzka, io me lo sono vista la partita ieri, non c'era il rigore annullato, doveva dargli il rigore a Kuzka, era netto. Comunque, quindicesimo, Gervinho la mette dentro, 1-0 Parma, dopo di lì la partita si confonde, oltre a quel rigore non dato, annullato dal VAR, anzi dato da Maresca, annullato dal VAR, non c'era più niente, non succede. 84esimo, poi il gol, lo scatto, arriva lo scatto di Stefanino De Vrij, che porta sul pareggio squadra e penso il trova al secondo gol dopo quello contro il Milan di testa. Due difensori, prima De Vrij, olandese, poi italiano Alessandro Bastoni all'87esimo, quindi a 3 dal termine più recupero. Trova tre punti che fanno sognare Conte, punto di domanda. Potrebbe essere, sono tre punti importanti, metti con una squadra molto forte, perché Parma è una squadra molto forte, gli ultimi 8 minuti, quindi sono tre punti preziosi per allontanare la Roma, che ancora però è lontana, però sempre per allontanarla, e anche l'Atalanta, che si era avvicinata, si era. E forse non è scudetto, forse però, ancora fa meno 4 la Lazio e ancora sta a meno 8 dalla Juve, quindi ancora ragazzi è difficilissimo praticamente. Non è neanche lo scotto diretto, quindi ragazzi è difficilissimo, che praticamente sbanchi. Però Conte ancora ci crede nello scudetto. Quindi ragazzi, vi piace, lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, iscrivetevi su Twitch, 3, noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.